Eccoci a Valencia, siamo atterrati da poco, sono le 4 del pomeriggio e cominciamo il nostro giro. Eccoci arrivati alla Catedral, che dietro queste cose orribili che rovinano un po' la cosa, ma dentro sarà bellissima. Ma adesso prima facciamo una pausetta e vi facciamo subito vedere una cosa tipica da bere qua. Horchata è un latte vegetale che si crea da un tubero che cresce qui, è molto molto energetica e qui si mangia a colazione e merenda, tipico. Con dei dolcetti di solito. Diamo l'assaggio. Chiuso, buona. Siamo arrivati dove dicono ci sia il Santo Graal. Quanto ci piace salire sulla torre. Io non ci credo a sta cosa del Santo Graal, perché tutti sappiamo che Indiana Jones l'ha trovato in tutta un'altra zona. E dove ce ne andiamo adesso? Alla Borsa della Seta. Borsa della Seta, che non è la borsa dove vendono la seta, ma è un palazzo. Introduciamo un nuovo termine che vale per Valencia, si chiama la tombinata. Ossia, quando passi davanti ai tombini di Valencia ti arriva giù la zaffata di merda devastante. Che fogna, cosa che in tutte le città vecchie succede. Ma qui di più. È importante. Siamo arrivati alla Borsa della Seta, che penso che sarà l'ultima cosa che vediamo di oggi, perché poi chiudono le cose, perché sono già le 18 e l'ora dell'aperitivo. Colonne altissime, questi spazi. Togli il fiato. La Borsa della Seta qui a Valencia è molto bella, merita, venite a vederla. Io non ci credevo, ma qui c'è la chiesa di Nicola di Bari. Non possiamo andarla a vedere. Addio a tutti i nostri follower di Bari. Trovare sta chiesa è veramente difficilissimo, è si molto complicato. Un vicolo stretto stretto. Il soffitto è completamente affrescato, una cosa pazzesca, bellissimo. Non c'è un angolo che non sia fantastico. Guardate che roba dietro di me. Questa è la chiesa di San Nicola da fuori. Qui chiude tutto alle 18:30, quindi adesso noi continuiamo a giracchiare, perché dobbiamo far arrivare l'ora dell'aperitivo e farvi vedere una cosa tipica di Valencia. Non vi diciamo come si chiama. Lo facciamo solo per voi, ovviamente. C'è questo sacrificio solo per voi, soprattutto perché a noi non piace bere, quindi proprio lo facciamo per voi. Non voglio assaggiare le cose. Che schifo. Siamo a La Soras, uno dei locali più quotati di Valencia, per assaggiare la famosa Acqua de Valencia, che è un cocktail a base di vino, spremuta d'arancia, gin e vodka, che viene servito in queste caraffe da mezzo litro. L'assaggio. Che buono! Figata pazzesca, 5. L'Acqua de Valencia l'abbiamo provata, davvero buona. Provatela anche voi, è buonissima. Questo locale è davvero davvero bello, eh. L'interno è molto eccentrico, quindi comunque andate a guardarlo. E mentre stavamo tornando all'hotel ci siamo imbattuti qui al tramonto in un parco pazzesco che si chiama Giardini della Glorieta. Non possiamo non farvi vedere, che sono spettacolari. Stasera che bordello, stiamo andando al Contrapunto Les Arts, che è un ristorante che abbiamo selezionato e vogliamo farvi vedere. Che si trova nella città delle arti e delle scienze. Sapete voi cos'è la barbatanas de atum? Io non lo sapevo, è il tonno fa con questa bagnetta. E Virginia i funghi, perché
La vita triste del vegetariano in Spagna prevede solo unghie e formaggio. E papas bravas. Se vogliamo parlare di cose goduriose, questa roba al cioccolato fa per voi. E questo cos'è? Mango? È un curry con mango. Curry, spero, ragazzi, ci sia del frutto della passione. Curry, mango, frutto della passione. Abbiamo la pancia piena, siamo contenti, adesso ce ne andiamo a dormire. Domani vi portiamo a fare un giro molto particolare che comprende delle e-bike, una barca, della fatica, un picnic e del disagio sicuramente. Sempre. Ci vediamo domani. Ed eccoci alla Petite Brioche a fare una colazione grandiosa per poi iniziare la nostra giornata. Ci stiamo dirigendo verso la nostra meta di oggi, dove affitteremo le biciclette. Stiamo passando su quello che è il Puente del Mar, che è un ponte molto bello, per raggiungere i giardini della Turria. Questo giardino è bellissimo, c'è tutta la gente che fa jogging in bicicletta col cane e c'è una bellissima atmosfera, molto gradevole. Se vivessi molto qua, probabilmente anch'io, no, costretta, no, verrei a correre qua. Al massimo porteresti costretta il cane a pisciare, non di più. Ci sono chilometri e chilometri di piste ciclabili facilmente utilizzabili da tutti e molto usate. Una città davvero davvero tanto tanto vivibile. L'obiettivo finale di oggi, di questa gita, è raggiungere il porticciolo per poi prendere la barca e farci giro in barca. Ma mancano ancora un po' di ore e qui ci sono delle spiagge bellissime, quindi noi si va a passeggiare un pochettino su queste spiagge. Questa è la spiaggia di El Saler, che ci dicono è dove vengono i locali per rilassarsi anche in inverno ed estate per fare il bagno. Meno turistica, più piacevole, e in effetti l'atmosfera è molto rilassata. Ripartiamo. Stiamo facendo alcuni percorsi che ci sono qui ciclabili. Questo è il percorso paesaggistico slash naturalistico, dove si può fare anche del bird watching, cosa che noi non faremo, ma si può fare, si possono vedere diversi tipi di piante. In generale è una passeggiata molto rilassante, molto piacevole. Siamo arrivati all'imbarcadero e adesso aspettiamo la barca che ci venga a prendere. Ricorda un po' le Everglades. Andate a vedere il video, che è qua. Dove sarà? Qua? Dove applicherà? Dove spunterà? Io mi mangio il panino con lo jamon iberico e il formaggio in questa bellissima cornice. Buono questo jamon iberico. Dovete andare per tutto qua. Però è buono. Siamo nel parco naturale dell'Albufera, che è una zona dove ci sono molti canali e un lago e molta ovviamente avifauna, per cui se siete appassionati di bird watching è il posto giusto. Sto obbligo a salire su un Albuferens, che è una di queste barchette che portano lungo i canali. Siamo arrivati alla città delle arti e delle scienze, che è il posto più famoso di Valencia. Ed è bellissimo. Dietro di noi il Palazzo dell'Arte, delle Arti, che dove fanno dei concerti, alcuni molto belli, alcuni un po' meno belli. Teatro, che fanno teatro, concerti, cose così. Pausa orhata, davvero davvero buona questa orhata. Questo è un bel esempio di architettura bella. Ce ne andiamo a vedere il museo delle scienze, passando per un muy lindo viale alberato. Un bracle. Muy lindo. Dietro di noi il museo della scienza, ma abbiamo scoperto che è tutta una cosa interattiva. Abbiamo poco tempo e quindi vi portiamo
di nuovo ai giardini del Turria per di nuovo assaggiare. Vabbè, ma è perché bisogna comparare più posti. Esatto, Agua de Valencia. Visto la pedalata che abbiamo fatto in questo bellissimo parco, abbiamo deciso che andiamo prima a farci una doccina e poi usciamo, andiamo in centro a Perello e poi una cena con la paella, paella valenciana, o non lo so, no, vediamo. Valenciana perché c'è la carne, quindi... È valenciana, è quella con la carne. Sì. Noi la facciamo vegan però. Verdure, verdurine. Con le verdurine. Siamo da Lolita Cocktail Bar e ovviamente Agua de Valencia. Servita questa volta nel bicchiere giusto, perché l'altra sera, benché fossimo in uno dei migliori locali dedicati a questa bevanda, il bicchiere non era giusto, invece questa volta il bicchiere è nettamente giusto. È sabato sera, quindi c'è un grande bordello qui a Valencia, una grande voglia di fare festa e di bere Agua de Valencia. Prima eravamo a Lolita, che è la versione cocktail. Adesso siamo dalla Lola, quella più grande, dove si mangia la paella. Perché non potevamo venire a Valencia e non mangiare la paella. Lo facciamo solo per voi, sempre e sì, comunque per però voi. Però diciamo una cosa, la originale paella valenciana è una paella fatta con la carne, non col pesce. Pollo, coniglio e lumache normalmente. Noi però la prendiamo vegetariana. Welcome to patatas! Questa è la tartare di salmone, che è una cosa che proprio io orgasmo quando la vedo. Guarda che bella la paella. Ce n'è per 10 persone. Ma come si dice in Piemonte, adesso voglio che mi guardate in faccia mentre lo dico. Tosca avanza che sciope la panza. Allora, non ve lo possiamo recensire bene questo locale, perché gli antipasti erano buoni, il vino era scadente. La paella non era buona. La paella non era buona, il servizio è terribile, hanno cercato anche di farci pagare un bicchiere di vino in buona fede. In buona fede, però noi abbiamo ordinato un secondo bicchiere di vino, non ci è arrivato, abbiamo aspettato ore e ore, non ci è arrivato, e poi però nel conto c'era. Adesso vi lasciamo con un po' di Valencia by night e poi ce ne andiamo a dormire, perché domani è un altro giorno dove visiteremo ancora delle cose. Ciao! Buongiorno! Buongiorno! Stamattina si va a fare colazione al mercato De Colón. De Colón. Questa mattina per Virginia colazione dei campioni, cosa mangi Virgi? Coca-landa, che è un dolce tipico di Valencia, un pan di Spagna, che si chiama così perché viene cotto in una teglia particolare, si chiama landa. Pan di però pan di Spagna con una consistenza più o meno uguale al piombo. Una spugnetta. Facciamo un itinerario nella città vecchia. A piedi, nella città vecchia di Brovaretta, e si vedono i punti di maggiore interesse. Torre de Quartz. Siamo arrivati sulla punta. Questa torre è molto meglio della torre della cattedrale, perché la torre della cattedrale alla fine c'è tutte queste reti che non ti permettono di muoverti e vedere, invece qui si vede tutto però, bene. Aspettate che salgo per dirvi che però dalla torre della cattedrale tu vedi tutta Valencia, compresa la Ciudad de las Artes e delle Scienze, mentre da qua no, perché sei un po' fuori, per cui non lo so. Ha fatto la polemica. Siamo arrivati a un'altra torre che può sembrare uguale a quella di prima, ma non lo è. In effetti lo è, però è diversa. Quindi noi ci saliamo. Perché oltre ad essere la torre uguale, io faccio anche le stesse riprese. Sulla base del panorama che abbiamo visto da questa torre, possiamo dichiarare che è totalmente inutile la salita. Fai la musica triste? No, qualcosa più. Ok, sappiate che a Valencia non c'è l'Hard Rock Café, ma c'è il negozio che vi vende i vestiti dell'Hard Rock Café Valencia.
challenge. Virginia deve riuscire a dire il nome della basilica in cui stiamo per entrare. Dai, ripeto. Basilica della Mare de Deu des Desamparatas. Così? Mi è sembrato difficile. È difficile perché tra l'altro l'ho anche detto sbagliato. Va bene, 4.8 su Google, dai. Abbiamo scoperto che c'è una cosa molto bella da fare qui, che è il Palazzo del Patriarca. Siamo riusciti ancora forse a trovarlo aperto, quindi solo più questo, poi aperitivo e poi corriamo in aeroporto, in quest'ordine. È diventata una mania per noi l'acqua di Valencia. Un po' di tapas, adesso dovrebbe arrivare anche il salmone. Salmoncino. Abbiamo ubriacato Virginia. Era più forte del normale quest'acqua di Valencia. Guardala in che stato pietoso. Non è che tu te ne metti? No. Serietà. Allora. Non si fa così. Allora, e da Valencia è tutto. Non vi abbiamo fatto vedere i musei, ma ce ne sono davvero tanti. Ce ne sono un sacco di musei interessanti. Però noi non avevamo tantissimo tempo, abbiamo preferito dedicare una giornata all'Albufera perché sapete che noi amiamo molto la natura e comunque venite da Valencia, bevete l'acqua di Valencia e ciao!